Allora, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, è un'azienda che mi ha colpito per quello che ormai è il mercato immobiliare degli investimenti e stiamo parlando di Truster, che è una piattaforma di crowdfunding immobiliare. Oggi siamo con il fondatore Andrea Maffi. Che stiamo ospitando sulla nostra piattaforma e molto gentilmente ci ha concesso questa intervista, mi ha concesso questa intervista. Vi farò delle domande in modo tale che anche voi poi, se volete commentare sotto il video, eventualmente poi vi rispondiamo anche in differita. Quindi io vi presento il fondatore Andrea Maffi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ciao Alessandro, grazie per l'invito a te per questa opportunità. Grazie a te, grazie a te. Allora, Andrea, io voglio con te spiegare a chi ci sta guardando come funziona la piattaforma di crowdfunding. Allora, parliamo ovviamente di Truster, però cerchiamo di partire prima dalle basi, in questi minuti che saremo insieme. Innanzitutto, per chi non conosce il crowdfunding, spieghiamo che cos'è e poi, se vorrai, potrai spiegare anche a chi ci sta guardando qual è la differenza tra una piattaforma o una modalità, spiegaci meglio tu, di lending crowdfunding e equity crowdfunding. Sì, volentieri. Allora, il crowdfunding è un po' nuovo per tutti in Italia, quindi è uno strumento finanziario alternativo, nato qualche anno fa negli Stati Uniti, come normalmente, dove normalmente arrivano tutte le novità. E è uno strumento finanziario appunto che permette attraverso una raccolta, attraverso internet, attraverso una raccolta di denaro, di destinare questo denaro a diversi progetti. Fino a poco tempo fa questo tipo di raccolta era fatta solamente per poter destinare questo denaro a delle start-up innovative. In Italia si poteva finanziare con il crowdfunding, ad esempio, una società normale, una PMI normale. Nel 2017 è avvenuto un grande cambiamento dal punto di vista legislativo ed è stata aperta questa opportunità, così come nella maggior parte, degli stati europei, questa possibilità di veicolare il denaro da privati e società ad altre società PMI che hanno diverse progettualità. Quindi è una Questo procedura nuova, cioè parliamo di un paio di anni, non è da tanto. sì, allora, che il crowdfunding legato al modello real estate, è stato sdoganato nel 2017, proprio l'anno in cui abbiamo creato Truster, perché seguivo con attenzione proprio l'evoluzione del crowdfunding, perché lo ritengo uno strumento innovativo, democratico, straordinario, perché ridà in mano Certo. alle persone la capacità di giudizio. Le Certo. persone quasi diventano finanziatori dei Certo. progetti. Sono loro che scelgono in autonomia a chi destinare i propri risparmi. Ecco, in Italia è nuovo, però ripeto, nel resto d'Europa, crowdfunding, ad esempio, in Inghilterra, già utilizzato da diversi anni. Sì. Per dare un'idea della nostra differenza temporale, siamo a circa 8 anni di differenza da quello che è il mercato, appunto nel Regno Unito rispetto all'Italia. Siamo lontani di circa 3 anni da quello che è il mercato francese, quindi siamo un po' all'inizio, quindi bisogna fare un po' di Ti appoggio cultura. molto su questo perché io sono rientrato da pochi mesi da Londra, sono vissuto lì 2 anni e mezzo, sono in realtà faccio la scuola tra Londra e l'Italia, quindi effettivamente c'è una differenza comunque non solo a livello tecnologico, ma anche a livello culturale, di intraprendere certe strade che possono sembrare pericolose all'inizio, perché ovviamente tutto fa paura all'inizio quando non si conosce qualcosa, però vediamo che sta prendendo sempre più piede e questo, come detto, permette alle persone di entrare, cioè di diventare finanziatori di un progetto. Quindi si può dire che voi date la possibilità anche a piccoli investitori, quindi a persone con piccoli gruzzoletti, diciamo, piccoli risparmi, di poter investire in operazioni immobiliari, quindi diventare dei veri e propri investitori.
Assolutamente, allora è la nostra vision, è proprio quella di rendere, diciamo, accessibile il più possibile la stragrande maggioranza, insomma, delle persone, diciamo, un mercato che è un mercato tra i più interessanti nel mondo, che è quello del real estate, il mercato delle operazioni immobiliari. Quindi rendere accessibile ciò che fino a poco tempo fa era ad uso esclusivo solamente di grandi capitali. Diciamo, Certo, sì. E frammentarlo e renderlo disponibile a qual è la informazioni. differenza tra lending ed equity crowdfunding? Guarda, ti faccio un parallelismo che solitamente rende molto. Allora, equity è un po' come l'azione, come acquistare un'azione di una società, mentre lending è invece un po' come acquistare un'obbligazione, per fare un parallelismo, diciamo, finanziario, in pratica. Una piattaforma di equity, dal momento in cui si aderisce a un progetto, si diventa anche soci della società che propone quel progetto. Ok. Nel modello lending, nel modello di trust, invece il Il prestatore diventa prestatore. solamente il titolare di un contratto di mutuo, quindi di una sorta di obbligazione. Questa è la prima grande differenza tra equity. La domanda che mi viene spontanea è una piattaforma di equity, in questo caso, anche se non riguarda voi, perché voi avete un'altra strategia che è quella del lending, crowdfunding. Quando un investitore, una persona, quindi investe in una piattaforma di equity, questo viene descritto, viene specificato e soprattutto i rischi quali sono rispetto a una piattaforma di lending? Allora, ovviamente diventare soci di una società che fa operazioni immobiliari deve essere fatta da, secondo il mio piccolo parere, persone che, insomma, hanno esperienza, che sanno cosa vuol dire entrare in un foro societario, quindi quelli che sono i lati positivi e negativi. Quindi si Certo. partecipa chiaramente percentualmente al successo dell'operazione, ma al contempo stesso si partecipa chiaramente anche alle perdite. Quindi da Chiaro. questo punto di vista. E quindi non è più pericoloso, più rischioso o meno del modello lending. Questo non mi sento di dirlo, è semplicemente uno strumento che insomma, è un po' più, se vogliamo, complesso, perché appunto nel momento in cui si diventa soci, che tra l'altro si diventa soci di una quota minoritaria, quindi non si ha accesso a quelle che sono le strategie o la direzione chiaramente Sì, della sì. Ah, società, alle scelte anche giornaliere. Pensabile che centinaia di beh, investitori certo. insomma, soci operativi Sarebbe un po' del portafoglio. difficile. Ecco, è un pochino, se vogliamo, un pochino più complesso, anche la restituzione diventa complessa, perché ovviamente poi la società, se non lo metto una società di scopo, viene sciolta e insomma, dopo un po' di tempo vengono restituiti. Ok. Quindi è molto differente Perfetto. il modello lending e il real estate internamente per l'investitore. Ecco, innanzitutto abbiamo scelto lending perché secondo me è anche più chiaro da spiegare. Nel momento in cui spiego a un prestatore che investendo la stessa cifra, una determinata cifra, si vedrà restituito il proprio capitale insieme a una percentuale di margine, quindi Sì. vuol dire determinato tempo e ad una percentuale determinata fin da subito, Certo. Perché c'è una sorta di contratto quando, cioè comunque c'è un business plan che viene comunque specificato quando ovviamente uno deve investire, suppongo, sulla piattaforma, quindi metto 500, 1000 euro, so che ritornerà una percentuale alla fine del periodo, giusto? assolutamente sì, è tutto chiaro, anche questa è un po', se vogliamo, la rivoluzione del crowdfunding, cioè il fatto che ogni investitore è libero di scegliere il prodotto finanziario che ritiene più interessante. Certo. Facciamo l'esempio del fondo immobiliare, il fondo immobiliare, metto denaro, ma non, come dire, non scelgo io qual è il prodotto Certo. che posso sterrò, E mentre quello è proprio fatto. l'esempio dell'equity o sbaglio? Sì, può essere similare anche a un Similare. modello. Sì, anche se Ok. in equity tendenzialmente scelgo attraverso la piattaforma il progetto che Invece in diciamo un voglio. fondo non hai proprio nessuna scelta perché metti solo i soldi e poi
dovrai sperare che tutto vada bene, sostanzialmente. Ok, e quindi Truster, diciamo in questo caso, come dà la possibilità a chi ci sta guardando per poter partire da piccole somme, visto che voi avete come obiettivo quello di dare la possibilità a piccoli investitori, di poter investire? Cioè, qual è la somma minima con il quale si può partire con voi? Allora, noi abbiamo messo come somma minima 100 euro, che ovviamente Cioè, accessibile a tutti veramente, quindi. è un modo per rendere accessibile la piattaforma. Io ritengo che l'accessibilità, in un momento in cui appunto la parola crowdfunding, tra virgolette, è un po' paragonabile a quello che era l'internet Sì, e-commerce, sì. comprare su internet era un po' come dire, tutti avevano questa Sono paura della d'accordo. truffazione, della truffa dietro l'angolo, che poi insomma, sappiamo che non è così, Beh, ma certo, era solo una questione di start-up, di fiducia, come tutte le cose nuove. esattamente, si tratta appunto, ecco, hai colpito una parola che per noi è fondamentale, anche nel nostro brand, le trust, le trust, infatti di poter, diciamo, far provare la piattaforma anche con piccole cifre a persone che hanno correttamente i loro dubbi, ci permette di aumentare il trust, Sì. quindi aumentare la fiducia e far capire che questo in realtà è uno strumento Beh, solido. certo, perché poi molti testeranno, vedranno, certo, chiaro, giusto. Ecco, ci tengo a dire che poi ovviamente è uno strumento regolamentato, osservato da vicino, sia da Banca d'Italia che da Consob, quindi la piattaforma può lavorare perché secondo la delibera di Banca d'Italia lavora con i vari centri di pagamento per conto di una banca, quindi tutti i flussi passano attraverso una banca. Cioè, sono sostanzialmente è come avere una sorta di assicurazione sui soldi che andiamo ad investire sulla piattaforma, o sbaglio? Diciamo che più che assicurazione, sappiamo che i denari vengono controllati da un'ente che non è semplicemente una società, Certo, ma è già certo, un certo. istituto bancario, quindi è questo per garantire la massima trasparenza, che per noi è anche questa obbligatoria, e soprattutto la legalità, insomma, in tutti i suoi Sì. Quanti passaggi. immobili, diciamo, voi proponete o avete periodicamente? Cioè, come funziona? Se adesso un utente, una persona che ci sta guardando, vuole andare sulla piattaforma, io vi ricordo adesso vi inserisco sotto anche il link al sito di Truster, una persona si deve registrare e all'interno cosa trova? Innanzitutto chiediamo la registrazione, che è gratuita, quindi è sufficiente compilare pochi campi per avere insomma, una mail, una password per poter entrare e poter analizzare proprio da vicino insomma, le operazioni che vengono proposte. Sì. Allora, in Trust abbiamo questa strategia, vogliamo proporre prodotti differenti e per ogni prodotto vi è un indice di rischio rappresentato da una marginalità diversa. Quindi, ad esempio, oggi vi è un'operazione immobiliare su Milano che verrà restituita in 7 mesi. Quindi è un'operazione estremamente veloce, quindi in base alla velocità di restituzione e alla tipologia dell'immobile abbiamo calcolato un rendimento del 7%. Questo per avere un'idea anche di come Sì, funziona sì. il calcolo, quindi un calcolo insomma, preciso su quello che è il rendimento. Chiaramente il rischio e il rendimento sono strettamente correlati, come sempre. Però partirà una nuova operazione con una percentuale un po' più alta, con un tempo di rilascio un po' più lungo. Quindi diciamo, per noi i parametri essenziali sono il tempo, la Sì. location dove viene inserito questo immobile, la tipologia dell'immobile, la società che presenta questo immobile. Queste sono tutte, diciamo, ricerche, sono tutte analisi che fa il nostro team. Quindi Ok, tra ok. l'altro abbiamo una grande esperienza. Certo, questi immobili provengono, che è il termine più corretto, provengono tutti da Mercato Libero o anche, ad esempio, aste giudiziarie o immobili che sono in sofferenza bancaria, perché comunque
per chi mi segue sa che io mi occupo di aste giudiziarie tra i miei business e anche di operazioni di saldo e stralcio, visto che ci sono operazioni di immobili che stanno per finire all'asta, possono essere sicuramente salvati e un'operazione di crowdfunding in questo caso per andare a raccogliere una somma di denaro che vada ad azzerare i debiti e vada a sanare la situazione, quindi per poi rimettere l'immobile insomma in vendita, può essere un'operazione sicuramente ottima a livello finanziario. Quindi, però, gli immobili voi da dove provengono, ecco, di più? Solo Mercato Libero o anche aste? Ovviamente provengono da più canali, perché ovviamente il real estate non esistono solamente gli asset stralci, ma Certo. sono un'ottima fonte, sicura, come sai bene, un po' più lenta rispetto al mondo Certo, certo, certo. del mercato immobiliare. Quindi diciamo che se dovessi fare una percentuale, diciamo 40% mercato libero, 30% aste, e 30% stralci. Questo potrebbe essere una percentuale, insomma, per dare Perfetto, un'idea quindi è di un mix comunque. Ok. quello che sì. Benissimo. Comunque gli sviluppatori, diciamo che operano, cioè fanno ricerche in più campi, Beh, dove chiaro, sono chiaro. anche una squadra di scouting che si occupa. Certo, anche per la rivendibilità successiva deve essere un immobile che, soprattutto calcolando il tempo, deve essere vendibile e a un buon prezzo per dare comunque i margini alle persone che hanno investito nell'operazione. Assolutamente sì. Una domanda che sicuramente si farà a qualcuno che ci sta guardando è: se non, quando si decide di raccogliere del denaro, quindi io metto sulla piattaforma 500 euro di investimento, l'obiettivo è ad esempio 100.000 euro, sto facendo degli esempi, e nel caso in cui non si raggiunga la somma, ad esempio, no? Come funziona? Cioè l'operazione non va in porto oppure va comunque in porto ma con condizioni differenti? Perché questa è una domanda che sicuramente qualcuno si farà. E cosa succede poi al denaro che io ho investito in quel caso, se viene Allora, annullata nel caso? sintetizzo in queste due cose. Per ogni progetto viene richiesto, viene contrattualizzato un importo minimo di raccolta e un importo massimo di raccolta e un tempo ovviamente di raccolta che generalmente è di 30 giorni. Ok. Quindi dal momento in cui non si dovesse raggiungere 30 giorni, nemmeno l'obiettivo minimo, il denaro rientra nelle tasche dei prestatori, quindi non parte Per l'operazione intero? immobiliare per intero. Questo, diciamo, non ci è mai successo da 19 operazioni immobiliari, però, ripeto, visto che il giudice è prestatore, Certo, che ovviamente si vuole informare, vuole sicuramente qualcuno la domanda se la sarà sempre posta e se la porrà sempre, quindi è giusto assolutamente sì. rispondere. Quindi è giusto che sia lui a scegliere. Quindi vediamo il caso che nessuno degli investitori o pochi approvino una determinata operazione, se non raggiunge i 30 giorni l'obiettivo minimo, a questo punto il denaro viene restituito. In caso ovviamente di raggiungimento di quello che è almeno l'obiettivo minimo, l'operazione comunque parte alle condizioni diciamo, annunciate all'inizio, quindi non variano le condizioni della restituzione marginale, Cioè la quindi quella. percentuale rimane sempre quella stabilita all'inizio, giusto? Assolutamente sì. Ok, perfetto. Qualcosa. Un consiglio che daresti a chi ci sta ascoltando, che eventualmente vuole investire sulla piattaforma e vuole iniziare a diventare un piccolo prestatore, che questo è il termine giusto, no? Qual è un consiglio che daresti? Allora, innanzitutto consiglio di diventare trusters, perché abbiamo chiamato così tutta la nostra community che, insomma, ci segue, che vuole, insomma, prestare. Allora, innanzitutto il primo consiglio sono i consigli quelli da un padre di famiglia, mi sento di dire, perché lo stesso consiglio che darei a mio figlio. Innanzitutto diversificare, cioè decidere una somma, come dire, che non è così importante per la sussistenza, per la vita di tutti i giorni, si vuole
si può accantonare, tra virgolette, si può dimenticare, e frazionarla su diverse operazioni. Dato che c'è questa possibilità di diversificazione molto ampia, diversificare non solo sulle marginalità, ma anche nei tipi di distribuzione. Quindi, ad esempio, questa settimana entreranno 3 proposte a 7 mesi, a 10 mesi, a 12 mesi. Diversificare, perché affrontare tutto, certo, diciamo, focalizzandosi solo sulla marginalità più ampia. Questo io trovo che Trusters e crowdfunding in generale sia uno strumento incredibile di risparmio, perché ci permette di, insomma, in breve tempo riuscire a far lavorare i nostri soldi, e insomma, testando questo mercato, insomma, è possibile avere anche dei ritorni, insomma, che non si trovano in altri strumenti finanziari a oggi. Ok. Questo ha soltanto una margine di rischio. Perciò il consiglio è quello di, insomma, una cifra diversificare. Indispensabile diversificare. Ok. Quali sono, una curiosità, insomma, quanta gente oggi, ad oggi, negli ultimi 2 anni, quali sono le prospettive, della crescita verso l'interesse verso, questa modalità di investimento, quindi verso il crowdfunding? Cioè, quanta gente si sta avvicinando e quali sono, secondo te, le prospettive? Come si evolverà il mercato in questo senso? Perché qualcuno si chiederà: ma le banche continueranno ad esistere? Ed è una domanda che io mi pongo, sinceramente. Allora, sì, lì le banche continueranno ad esistere, certamente, anzi, allora, se dovessimo ispirarsi un po' al modello statunitense, che però è molto distante dal mondo dall'Europa, quindi è difficile fare un parallelismo che certo c'entra. Negli Stati Uniti le stesse banche investono nelle società di crowdfunding, perché si adeguano, allora. Come? Si adeguano, si sono adeguate. Sì, ma certo, cambiano pelle. Addirittura la sinergia ideale è quella che le stesse banche possano proporre degli strumenti finanziari legati al modello crowdfunding. Ah, ok. Che, ripeto, basato su real estate, perché si basa su qualcosa di solido e comunque, certo, è, certo, è chiaro che è rischioso, perché la parola investimento uguale alla parola rischio, sì, non sarebbe altro, però ecco, sicuramente può essere un strumento che può essere potenziato grazie all'ausilio delle banche, con però reciproci benefici, perché il crowdfunding così può crescere, sì, e seguire. Io lo trovo fantastico modello anche sociale, perché aiutiamo le città a rinnovarsi, aiutiamo le società serie ad ampliare il proprio business, a crescere, a moltiplicare le operazioni immobiliari. Quindi, che poi, scusami, Andrea, il crowdfunding in questo caso, come sul, ovviamente fate voi, non è rivolto solo ad immobili di nuova costruzione, ma anche ad immobili per ristrutturazione, giusto? Sì, addirittura noi escludiamo gli immobili di nuova costruzione. Ok, quindi viene rivalutato anche il patrimonio che già esiste, che in Italia è qualcosa che andrebbe assolutamente fatto, e non costruire nuovi palazzi quando la popolazione continua ad invecchiare, cioè non c'è richiesta e si continua ad aumentare la cubatura di cemento senza ma. Quindi, sì, tra l'altro anche ancora con delle tecnologie obsolete, certo, invece, diciamo, riqualificare la nostra città usando, insomma, strumenti innovativi, tecnologie innovative, fantastico, fantastico. Diciamo, ottimizzare pensare solamente ai rendimenti energetici della nostra città può essere molto interessante, e il fatto che la comunità possa investire nella riqualificazione con un beneficio, chiaramente, perché nessuno investe a gratis, certo, certo, ovvio, un momento straordinario. Ottimo, ottimo. Cosa, prima di avviarci alla conclusione, cosa significa per te portare avanti questo progetto di Trusters? Ma allora, per me Trusters è ormai diventata una missione, perché, insomma, è nata da un'idea un po', se
vuoi un po' balzare, nel senso che comunque è nata da necessità privata, nel senso che comunque io nasco nel settore immobiliare, non solo anche immobiliari, insomma sono nel mercato da qualche anno. Sì, sì. Beh, parecchi anni, direi. Sì, da un po' di anni. Il fatto di non trovare, insomma, di trovare sempre le porte chiuse, appunto, da questi certo, campi, certo. Era veramente molto... Un'esigenza. Sì, è nato proprio da un'esigenza personale. Ecco, io trovo che questo modello si riempie in una figura di soddisfazione nel tuo team. Ti dirò di più, ti dà più soddisfazione quando restituisci che quando raccogli, perché... Chiaro, il dare... Esatto, portiamo a termine il nostro lavoro. Il lavoro, certo. No, ottimo, ottimo. Quindi come vi vedete fra 10 anni? È una domanda a lungo termine. Ma fra 10 anni, allora, io sogno di portare Trusters anche al di fuori dall'Italia, quindi farlo diventare un modello europeo, creare sinergie e esportare un po' di italianità nel fintech, cosa che insomma porterebbe una serie di vantaggi anche l'immagine del nostro paese, che in realtà viene visto dalla nostra Europa come un paese vecchio anche dal profilo tecnologico, e non rappresentato perché aspettassimo pieni di talenti. Certo. Solite luoghi comuni, ma in realtà che non riescono ad andare avanti. Ci vuole una realtà come la vostra, e io ti faccio i complimenti a te, che sei il fondatore, faccio i complimenti a tutto il tuo team, vi auguro sicuramente il meglio. Allora, per chi ci sta ovviamente guardando, non solo in questo momento, ma guarderà questa intervista a distanza di mesi, sotto questa intervista io vi lascerò un codice amico da inserire all'interno della piattaforma nel momento in cui decidete di registrarvi, e ve lo consiglio perché potete iniziare veramente ad investire con piccole somme e fare i vostri esperimenti, seguire le indicazioni e suggerimenti che ci ha dato Andrea sulla diversificazione, e inserendo questo codice amico che cosa otterranno, Andrea, gli utenti che ci stanno guardando? Sì, allora, su Trusters.it abbiamo pensato ad un profilo che è un profilo che abbiamo chiamato Trusters Pro. L'abbiamo chiamato profilo di secondo livello per investitori, diciamo, più consapevoli, e che insomma appoggiano, ci seguono con costanza in tutte quelle che sono le presentazioni delle proposte immobiliari. Attraverso questo codice, quindi, si entra a far parte di questo club, tra virgolette, privato, che permette di poter investire alcune operazioni con delle marginalità, diciamo, più interessanti, quindi con una premialità. Questo tipo di generalmente questo tipo di profilo a pagamento, però appunto per gli utenti del tuo canale abbiamo deciso che sarà gratuito per un anno, quindi okay, grazie. Stare in Trusters con delle marginalità migliori, che potranno anche saranno inseriti in academyimmobiliare.it, che è un nostro progetto di education, quindi totalmente... Puoi ripetere il sito? Sì, academyimmobiliare.it. Ok. Academy Immobiliare, perfetto. Sì, un academy dove vengono, diciamo, affrontati tutti i temi verticalizzati sul panorama immobiliare. Magari ti chiameremo per... Parlare di aste. Sì, 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 va bene, io ti ringrazio, grazie per la disponibilità, Andrea, quindi io ti faccio i complimenti ancora, complimenti grazie. Per l'idea, complimenti per il progetto, per quello che è la vision che hai ben chiara di quello che riuscirai e riuscirete insieme appunto al tuo team a portare avanti nei prossimi 10 anni anche fuori dai confini italiani, quindi ve lo auguro con tutto il cuore, e io ringraziandoti saluto tutti quanti. Se avete delle domande, fatele sotto qui nei commenti, iscrivetevi anche al canale, iscrivetevi soprattutto su Trusters, perché provate, iniziate a diventare investitori, quindi iniziate a capire come funziona il modello di crowdfunding,
perché è sicuramente un'opportunità che ad oggi dobbiamo assolutamente tutti sfruttare, perché prima questa possibilità era preclusa, quindi non c'era, scusate se sono ripetitivo, veramente la possibilità di poter diventare degli investitori se non si aveva innanzitutto un certo capitale, ma soprattutto delle garanzie da dover dare, quindi c'è veramente una sorta di macchina burocratica che è farraginosa, che è stata superata, ma allo stesso tempo ha delle garanzie, come già abbiamo spiegato benissimo all'interno dell'intervista, dove dietro c'è la Banca d'Italia che ci garantisce, ci dà tutte quelle che sono le sicurezze. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci vediamo più presto sempre su questo canale. Grazie, grazie Andrea e alla prossima.